Studenti in campo nel mondo del volontariato. Il progetto Lavoro in Unione diventa annuale ed entra in una nuova fase. Durante le passate edizioni, 1000 ragazzi dai 14 ai 19 anni che hanno aderito all'iniziativa hanno sempre svolto 2 settimane di volontariato durante le vacanze estive a servizio della comunità. La possibilità di svolgere questi percorsi ora si allarga tutto l'anno grazie al coordinamento della cooperativa Liberazione in partnership con Comunità Romagna e con la consulta del volontariato. Diversi i campi nei quali gli studenti potranno fare esperienza: associazioni culturali, sportive, pet therapy, aiuto allo studio, agricoltura sociale, disabilità, attività di aiuto didattiche, tutela ambientale e tanto altro. Prima fase sarà un percorso di formazione che verrà rivolto e svolto nelle scuole durante, diciamo, quello che è la classica materia di educazione civica. L'obiettivo è rendere il più vicino all'esperienza concreta e pratica quelle che sono le tematiche della cittadinanza attiva e della partecipazione. Dopo il percorso a scuola, i ragazzi potranno fare sul campo un'esperienza di volontariato, aderendo a quelle che sono le proposte che le associazioni e le aziende hanno messo a disposizione. Ecco, la cosa importante è chiedete ai ragazzi anche di fare educazione verso i ragazzi un po' più giovani. Sì, una delle caratteristiche del progetto è che si insegnino a vicenda, si chiama peer education, è una modalità di educazione fra pari. I ragazzi che hanno fatto il percorso di formazione potranno a loro volta trasferire quello che hanno appreso ai loro coetanei. Detto da un amico o da un'amica conta un po' di più a volte che detto da un adulto, da un insegnante o da un genitore, e di solito questo funziona molto.